Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Cornedo Vicentino, triste addio alla maestra Laura, è mancata dopo una lunga lotta alla malattia. Laura Facchinetti è spirata in casa in seguito a 2 anni di debilitazione per un male incurabile, attorniata dall'affetto dei genitori e dalla sorella maggiore. Negli ultimi anni aveva lavorato all'Istituto Comprensivo Crosara di Cornedo, che la ricorda con affetto. Caltrano, furgone lasciato in sosta nel cortile va a fuoco, pompieri all'opera in tarda serata. L'allarme alle 22:30 di ieri lanciato dall'artigiano proprietario del veicolo. La spedizione di soccorso giunta da Schio ha subito attivato le operazioni di spegnimento dopo una verifica sull'assenza di persone ferite o intossicate. Sulle cause indagano i carabinieri. Bassano del Grappa, costi, problemi di sicurezza e rischio vandalismi saltano i capodanni in piazza Bassano e Vicenza. I comuni hanno annullato la festa in piazza dei Signori, organizzata da Confcommercio e Vigest, secondo un format sperimentato nelle edizioni pre-Covid. Il Comitato Provinciale per la Sicurezza aveva chiesto l'accesso attraverso varchi. Timore di vandalismi hanno fatto scegliere anche alla Pro Bassano di rinunciare alla tradizionale festa in piazza. Siamo alla pagina dell'Eco Nazionale. Nel mondo i contagi Covid-19 sono stabili. Nell'ultima settimana il numero di nuovi positivi segnalati sono oltre 3,7 milioni, appena il 3% in più rispetto alla settimana precedente. Un dato incoraggiante riguarda i decessi, sono il 6% in meno rispetto ai 7 giorni precedenti. La politica, Meloni in Iraq per gli auguri ai militari italiani, Mattarella in video collegamento con vertice interforze. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato di essere in partenza per l'Iraq per portare gli auguri di Natale a tutti i militari italiani impegnati nelle missioni di pace. L'Italia ha il comando della missione NATO, ha detto. Sport, Pelé, peggiorano le condizioni di salute, l'ospedale di San Paolo, disfunzione renale cardiaca. I medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo in Brasile, dove la leggenda del calcio si trova ricoverato dallo scorso 29 novembre, un anno fa era stato operato per un tumore al colon. Nei giorni scorsi un quotidiano aveva riportato che l'ex calciatore non rispondeva più alla chemioterapia. Zelensky negli USA, prima l'incontro con Biden, poi il discorso al congresso. L'Ucraina vive e combatte. L'Ucraina non è caduta, ma vive e combatte, non ci arrenderemo mai. È il succo del discorso di Zelensky, che si è rivolto al congresso americano durante la sua visita a Washington, a primo viaggio all'estero dall'inizio dell'invasione russa. È tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci.